stato Bucciarelli che ha preso il comando subito alla partenza. Ora vi aspettiamo qui sul traguardo per avere la conferma. È ancora tutto un lungo serpentone, ma abbiamo già quattro piloti molto vicini. Chessa, Bucciarelli, Domenichelli, Mancin, Bucciarelli, Chessa, Mancin, Carbonera, Roberta Pontiani, Patacca, Guston, Domenichelli e Innocenti nell'ordine. E ancora Bucciarelli al comando con Chessa ruota, Mancin e Michael Carbonera che ha difficoltà ad agganciare il terzetto di testa. Terzetto di testa con al comando Bucciarelli. Mattia rapido al spegnimento del semaforo, si è portato al comando Bucciarelli. Mattia ora guida un terzetto composto da Chessa e Mancin, alle loro spalle c'è Michael Carbonera che cerca di agganciare il terzetto. Alle spalle del quartetto abbiamo col numero 96 la Roberta Pontiani, l'unica donna in gara in questa categoria, che si difende molto bene dagli attacchi di Andrea Patacca, Domenichelli, Guston e Innocenti. Ecco Bucciarelli che cerca di allungare. Bucciarelli cerca di allungare approfittando della lotta fra Luca Mancin e Chessa, lotta che permette a Bucciarelli di prendere quei metri in più di vantaggio ottimi per un eventuale fine gara. Ecco Bucciarelli, Mancin, Chessa e Carbonera. Effettuare il sorpasso a Mancin in fondo al rettilineo, una staccata al limite ha permesso a Chessa di prendere la seconda posizione. Ora al comando è sempre Bucciarelli con Chessa, Mancin e Michael Carbonera. Sbandata di Chessa che perde la seconda posizione, ne approfitta Mancin, Luca a portarsi in seconda Chessa e Michael Carbonera cercano di ridurre il gap con Mancin in lotta per la seconda e terza posizione del podio. Il margine di vantaggio di Bucciarelli sembra incolmabile, aumenta giro dopo giro. Alle sue spalle abbiamo un terzetto composto da Luca Mancin, Chessa e Michael Carbonera in lotta per la seconda e terza posizione.
Marco Bucciarelli, in arrivo qui sul traguardo. Alle sue spalle abbiamo Mancin, Chessa e Carbonera. Grande lotta fra titani. C'è Chessa che ha superato Mancin all'interno, ma non demorre, ma Mancin recupera subito. Grande bagarre, bellissima questa lotta tra Mancin, Chessa e Michael Carbonera, in lotta per la seconda, terza posizione. Eccoli qui sul traguardo. C'è Chessa che non demorde, supera Mancin all'interno. Vediamo se Mancin riesce. Sono molto vicini, ovvio che questa lotta 3 avvantaggia Bucciarelli, che tranquillamente al comando, mentre è Bagarre alle spalle tra Chessa, Mancin e Michael Carbonera. Lotta per la seconda e terza posizione del podio. Sul traguardo nulla è cambiato, Chessa, Mancin, Carbonera nell'ordine, in lotta per la terza, quarta e quinta posizione, seconda, terza e quarta posizione. Intanto Bucciarelli numero uno tranquillamente al comando, anche per il fatto che Bucciarelli Mattia gareggia per l'OPA, mentre Chessa, Mancin e Carbonera corrono per la Open B. Chessa sembra aver preso un leggero margine di vantaggio, ormai siamo arrivati a fine gara. Stiamo seguendo la lotta per quanto riguarda la Open B, lotta fra Chessa, Mancin e Michael Carbonera, mentre per quanto riguarda la Open A è nettamente al comando Bucciarelli Mattia. Chessa Alessio sembra aver preso un leggero margine di vantaggio nei confronti del duo Mancin Carbonera. C'è stato un tentativo di sorpresa di Carbonera, cercando di sorprendere Luca Mancin. Ci riprova, niente da fare, chiude bene Mancin a Luca, mentre Chessa si avvantaggia sui suoi più diretti avversari, Mancin, Luca e Michael Carbonera. Il sorpasso, c'è stato uno scambio di traiettorie fra Mancin e Carbonera, un incrocio di traiettorie, ed ecco, sono quasi affiancati Mancin e Carbonera. Si riprova Carbonera, chiude bene Mancin,
Ed eccoli qui sul traguardo. Seguiamo la bellissima gara tra Mancin e Carbonera per la terza posizione del podio. Sempre molto vicini. Ed ecco Mancin e Carbonera molto vicini. Stiamo seguendo perché ad ogni curva c'è un tentativo di sorpasso di Michael Carbonera ai danni di Mancini. Nulla è cambiato, ci sono niente da fare, chiude bene Mancini, Carbonera si accoda. Bellissima questa gara, vince Bucciarelli per quanto riguarda la Open A, per quanto invece riguarda la Open B vince Chessa, Mancin e Carbonera nell'ordine. Okay. È stata una bellissima gara, sono partito in terza posizione e nella prima curva sono riuscito subito a mettermi in prima posizione. Voglio ringraziare tutto il team SG, Stefano Brutti, Sassi Giuseppe e il mio meccanico Marco, che mi sostiene sempre in tutte le gare. Ciao Luca! La gara è partita, diciamo, abbastanza bene e la partenza finalmente ce l'ho fatta a fare la partenza a modo e il resto giro per giro cercavo di mantenere il mio passo, ho fatto qualche erroretto rischiando di perdere la gara, però alla fine ce l'ho fatta a superare gli altri due, Michael e Luca, e ce l'ho fatta a prendere il mio passo e a mettere quei 2-3 metri che mi hanno consentito di vincere.